Stiamo girando per il Circo Massimo, ma sembra di stare in Parlamento. Li abbiamo incontrati tutti. Siamo adesso con Silvia Benedetti. Benedetti, sì. Scusa, non ci conosciamo bene, ma... Silvia, qualcosa sulle tre giornate qui al Circo Massimo. E lancio un appello alle persone che sono rimaste a casa per i prossimi eventi, perché questo verrà visto in differita, quindi perché devono venire? Perché si devono attivare? Perché ci attiviamo e in realtà penso che si veda nella situazione di tutti i giorni, cioè attivarsi serve perché visto che la politica non si è occupata di noi prima, quando eravamo cittadini, e allora siamo noi a occuparci della politica e a quel punto entriamo nelle istituzioni. E allora entriamo nelle istituzioni per far funzionare le cose come vorremmo, per il bene collettivo. Poi questa Italia 5 Stelle che cos'è? È il fatto che abbiamo anche bisogno di sentirci, perché noi siamo lì in Parlamento, sì, ci mancate tantissimo, perché ci manca spesso il contatto con i nostri imitati, il contatto con le nostre terre, ed essere lì dentro, avere un fronte comune che cerca tutti i costi, con i denti, con le unghie, rimantenere lo status quo, è stressante, è veramente stressante per me. Per cui una cosa che voglio dire è un grazie a tutti voi che siete stati qui con noi, di persona, che vi siete seguiti i banchetti, io ho degli attivisti prestatissimi perché sono qua da 3 giorni, non dormono, mi sono arrivati con le occhiaie, però sono tutti contenti. E per chi invece è restato a casa vi dico, a maggior ragione, la prossima volta che ci troviamo venite, venite perché abbiamo bisogno veramente di sentirci, di ricaricarci, di parlarci, perché poi io sono qui e ho raccolto almeno 1000 altri lavori da fare, cioè oltre ai lavori che già portiamo avanti, normalmente io sono in commissione agricoltura ad esempio, ma ho raccolto un sacco di altri spunti che i cittadini che magari appunto lo fanno a titolo gratuito si impegnano su dei lavori, su delle proposte per migliorare il territorio dove vivono. Quindi mi raccomando, siateci la prossima volta perché vogliamo sentire anche quelli che questi 3 giorni non sono potuti venire, li aspettiamo. Ringraziamo tutti, inquadra il tatuaggio che è stupendo. Ciao dal Circo Massimo.